Buongiorno Milano da Palazzo Marino. L'11 giugno dell'84 moriva improvvisamente Enrico Berlinguer, aveva 62 anni. Ora di Berlinguer si potrebbe parlare per giorni e giorni, ma voglio solo raccontarvi un piccolo aneddoto che lega Berlinguer a Milano. E questo aneddoto mi è stato raccontato da Gianni Cervetti, storico dirigente del Partito Comunista, mio amico, ma soprattutto amico e stretto collaboratore di Berlinguer. La scena si svolge nel 74. Berlinguer è a Milano per un comizio in Piazza Duomo per la campagna referendaria sul divorzio. Il comizio va bene, però un po' piove, un po' disturbato dalla pioggia. La mattina dopo Cervetti e Berlinguer vanno verso Piazza Conciliazione perché Berlinguer vuol rendere omaggio alla lapide che ricorda un suo amico, Eugenio Curiel. Medaglia d'oro al valore militare per la sua opera nella Resistenza, ucciso pochi giorni prima della fine della guerra, nel 1945. Berlinguer è un po' imbronciato e Cervetti gli dice: però tu Enrico, non è che a Milano sei mai sempre così tranquillo? Sembra sempre che ci sia qualcosa che non va. E l'altro sta un po' zitto, poi lo guarda con quel suo mezzo sorriso che tanto ci ricordiamo e gli dice: ma ho i miei buoni motivi. Cioè? Beh, guarda, te ne dico tre. Il primo, che proprio qui a Milano, al Palalido, mi avete eletto segretario del Partito Comunista e mi avete portato a una vita così faticosa che mai avrei immaginato. Il secondo, a Milano c'è sempre sto tempo, anche ieri sera pioveva. Ma il terzo e più importante è che qui a Milano è stato ucciso il mio amico Eugenio e Curiel, più e meglio di me, sarebbe stato un grande segretario del Partito Comunista. Questo era Enrico Berlinguer e ci porta alla storia di Eugenio Curiel, che non vi racconto, ma è stato veramente un grande protagonista della Resistenza e nel 1944 fondò il Fronte della Gioventù per l'Indipendenza Nazionale e per la Libertà. Auspici padre David Maria Turoldo e padre Camillo De Piazza. E questo fronte raccolse giovani di provenienza comunista, socialista, cattolica e molti di loro lasciarono la loro vita sul campo per i loro ideali. Ora, penso a come a volte la politica cerca di darsi, e le organizzazioni cercano di darsi un nome accattivante che piace, quasi il nome possa dare qualità e valore alla loro opera, perché noi in Italia abbiamo avuto tre fronti della gioventù. Il primo è questo, il secondo il Fronte della Gioventù, organizzazione giovanile del Movimento Sociale Italiano, che se ricordo bene operò fino al 96, e poi anche il Fronte della Gioventù Comunista, che invece, di nuovo se ricordo bene, nasce nel 2012. Ora, ripeto, i nomi sono delle organizzazioni, delle organizzazioni politiche sono una bella cosa, ma quello che conta sono i frutti, perché i frutti non mentono. E per concludere, e tornando a Berlinguer, prendo a prestito il titolo di un magnifico film di Bernardo Bertolucci per dire: Berlinguer, ti voglio bene.